Benvenuti in un'altra puntata Dietro l'Angolo. Stavolta sarà più particolare. Uno spazio dedicato alle band dell'underground toscano. Dal vivo, per strada. Vediamo cosa abbiamo questa volta. Siamo finalmente qui con i Wild Roads, l'Elvis fan. Adesso vi faccio un giro di presentazioni delle persone che sono qui presenti. Alessandro Lupo, bass, guitar e backing vocals. Michael Cavallini, I'm the vocal. Baldi Simone, batterista. Davvero? No, ti sei il nostro batterista, vabbè. Sì. Nick Capitini, suono la chitarra e mi dispiace per voi, ma suono la chitarra. Giulio Tenelli, chitarra e Rutti. Da quanto è che questo progetto continua, ragazzi? L'avventura è iniziata nel lontano 2001. Poi insomma un vario cambio di line up eccetera eccetera ha fatto sì che sono già circa due anni e mezzo che siamo in questa formazione e abbiamo registrato il nostro primo EP l'anno scorso, uscito a marzo del 2010 e che finalmente io personalmente sono contento, ma tutti, parlo a nome di tutti. Quali sono state le vostre ispirazioni riguardo al vostro stile? Avete già studiato qualcosa a qualche scuola oppure dal niente autodidatti? Per quanto mi riguarda, io l'hard rock che interpreto è quello degli anni 70, cioè nel senso roba diciamo tipo le Zeppelin. Si può spaziare dall'hard rock vagamente anni 80 fino a boh, magari primo heavy metal, qualcosa del genere. Siamo hard and heavy. Le nostre influenze vanno diciamo dal rock all'hard rock all'heavy metal al blues. I pezzi che trovate sull'EP sono stati scritti nel lontano 2001, quindi sono un po' diciamo come dire aspri come composizione rispetto ai pezzi nuovi che andranno insieme a questi nel nostro album. Risuonano un po' più dell'hard rock degli anni 80-90, ecco. Sì. Niente, ho iniziato a suonare la batteria 15 anni fa perché mi calmavano tanto Dream Theater, ho detto proviamo a imprendere questa strada. Io ho iniziato a studiare canto per autodidatta e poi ho iniziato a frequentare delle lezioni private fino a che un giorno il nostro vecchio batterista mi ha trovato per caso in un pub e mi ha chiesto: oh, ma puoi diventare il nostro cantante? Ho fatto, boh, proviamo. La mia influenza non è molto, molto hard rock, anche perché non lo conosco molto bene. Io ho ricevuto la chiamata dai Wild Roads 2 anni or sono, proprio in questo gennaio 2011 cade l'anniversario della mia chiamata ai Wild Roads, un treno che non potevo assolutamente rifiutare. Ho iniziato da autodidatta nell'ambito metal della provincia di Pisa e ora mi trovo qui nei Wild Roads a fare del buon sano hard rock mettendo del metal che c'è in me. Per quanto riguarda le mie influenze, per me c'è un dio solo, si chiama Steve Harris. Cerco di emularlo o di cercare di trovare qualche spunto nel modo in cui lui suona il basso. Quali sono i vostri progetti futuri riguardo alla realtà che vi circonda momentaneamente? Il primo obiettivo sarebbe suonare fuori Toscana, perché sarebbe un grande passo per noi. Il secondo progetto è che andiamo
a registrare il nostro primo album dopo di quasi 10 anni di prima attività. A marzo inizieremo a registrare e sarà, pensiamo, un album di 10 pezzi, oltre a quelle della demo, più altri 5-9. Per l'appunto voglio, ecco, insomma, pubblicizzare ancora il nostro EP e ringraziare l'FP Studio di Federico Pedichini alias Freddy Delirio, che ci ha prodotto il disco, questo EP, e che ci produrrà il nostro disco, che spero uscirà in aprile. Noi andiamo in studio a marzo e spero di fare un bel lavoro e spero che vi piaccia a tutti. Qual è stata la vostra meglio serata come gruppo e qual è stata la vostra peggiore? La serata peggiore è stata la prima sera che ho risuonato insieme a loro dopo 4 anni di assenza. 4 canzoni, assurdo. La serata migliore è dress code. Tanta gente, ci siamo divertiti tanto. Sa, noi andiamo e saremo sul palco. Poi chiaramente ci aspettiamo che ci sia un buon riscontro della gente davanti a noi. Le serate che ha detto Simo sono quelle che, sì, francamente ci hanno appagato molto. Dress code, Ragenz, oddio, anche Transilvania Bologna. Diciamo che sì, ci sono state serate peggiori, ma nel peggiore, insomma, ci siamo fatti anche le nostre ossa sul palco. Abbiamo fatto una data in cui veramente c'erano quasi, se no, 10 persone, ma la cosa più bella è stata sentirsi dire che è come se avessimo suonato davanti a 10.000 persone, ecco. Sicuramente qui un appunto, avremo più di 1.000+ persone, se non 5 o 6.000 il 25 aprile, quando suoneremo alla festa a Fornacette di Liberazione. Tutti questi 10 anni di 10-20 persone saranno completamente appagati. Tra l'altro vi aspettiamo il 25 aprile a Fornacette. Cosa vi aspettate di base da un'associazione quando propone degli eventi / contest per promuovere della musica? Che consiglio potete dare a queste band che stanno emergendo? Prove. E deve essere una band ben affiatata, se no non... Se c'è qualcuno che rema contro, come è successo nel nostro caso tempo fa, e non vai da nessuna parte. Di fare di testa propria, di andare avanti anche se alla prima la gente non apprezza il tuo lavoro. Se siete convinti di quello che fate è giusto, sia che la gente lo disprezzi sia che la gente lo apprezzi. Migliorarsi sempre nello strumento e averci tanta voglia e divertirsi parecchio. Chiaramente all'inizio uno non può sperare di andare a fare la serata tutta sua, si deve fare un attimino, diciamo, un pochino di ossa, no? Ci sono anche i contest, noi ne abbiamo fatti. Tanti sono delle grandi puttanate, perché ragazzi, non si paga per suonare su un palco. Comunque se vi fate le ossa, vi mettete, insomma, in competizione con altre persone. Però dovete andare sul palco per divertirvi, basta. Vi divertite e provate l'affiatamento tra di voi sul palco, perché la musica, il palco è una festa. Il casino della storia è che la situazione ti rema contro, locali ce ne sono sempre meno,
gente a giro, io personalmente la vedo sempre più moscia. Se ci credi fino a fondo e sei te stesso, dimostri di essere te stesso, l'importante è spaccare il culo davanti a 10 persone in modo tale che quelle 10 persone possano andare a giro. Oh, ieri sera sono stato in quel locale e vi siete persi una serata cazzuta, cioè noi si era in 10, però oh, se era in 100 ci si divertiva al doppio. Registrare un EP fatto bene, perché ecco, le cose tirate via sì all'inizio possono servire, però arrivati a un certo punto è anche bene avere un prodotto di qualità che comunque sia è un ottimo biglietto da visita. Ripresentatevi e salutate una persona che pensate che sia importante nella vostra vita. La mia canina Selma, questa è la persona che non... che mi sta sempre accanto. Sono Michael Cavallini, la voce della band per colpa loro. Non c'è una persona sola, sono tanti. Tanti quelli che mi stanno vicino, tanti quelli che credono in me. E se credono in me, a me tanto basta, ecco, nient'altro. Ciao, Valde Simone, sono il batterista di questo sciagurato gruppo. Saluto famiglia, nipoti e la moglie. Yeah! Io cosa devo ringraziare? Primo ringrazio il bicchiere che è vuoto, poi ringrazio il room, poi ringrazio il rock and roll e poi ringrazio chiaramente tutti coloro che mi hanno supportato fino adesso e hanno sempre creduto in quello che faccio e sempre ci crederanno. Il resto che si fotta. Giulio Antonelli, chitarra, Rutti e Idee Marzane, personaggio tosto che è conosciuto, il dottore. Non posso fare ulteriori nomi perché sarebbero soggetti a censura, però è un esempio. Se ci fossero più personaggi come lui, il mondo sarebbe un posto migliore e di sicuro la sera ti divertiresti molto, ma molto, ma molto di più. Ergo 365 giorni di avventure da raccontare ai nipotini. Io voto il dottore come mio personaggio guida della mia vita. Si è conclusa un'altra puntata di Dietro l'Angolo. Ci vediamo la prossima volta e vi ringraziamo per la vostra attenzione. Ne vedete le dalle. Ciao ragazzi.